Buongiorno a tutti e benvenuti su investire.biz. In questo breve video articolo andremo ad approfondire un attimo l'utilizzo del forecaster con una previsione estremamente semplice. Quindi andiamo un attimo a vedere se questo software funziona o meno. Lo faremo in maniera molto semplice. Faccio velocemente l'accesso. Volevo approfondire una previsione sul Nasdaq. Prendiamo in considerazione un lasso di tempo che va dal 1 giugno al 1 luglio con time frame orario e history a un anno. Quindi sull'history a un anno vedremo quello che è accaduto l'anno scorso su questo indice borsistico. Bene, affianchiamolo direttamente al grafico reale per capire se anche quest'anno il prezzo si è mosso nella medesima, maniera. Possiamo vedere che dal 1 giugno, infatti la settimana 22, giovedì, insomma, siamo al 1 giugno, c'è stata un po' di lateralità. Successivamente dei ribassi, come possiamo vedere qui, fino a quando? Fino alla fine della settimana 24. Spostiamoci sul grafico reale, quindi sulla facciata di sinistra. Lateralità dagli inizi di giugno, guardate, 1 giugno, lateralità, discesa dei prezzi. Fino a dove? Fino a un supporto dinamico, quindi in aiuto ci viene l'analisi tecnica. Da qui i prezzi sono ripartiti. Infatti, anche il forecaster aveva previsto una situazione del genere. Da qui i prezzi, quindi da questo giorno, i prezzi sarebbero dovuti ripartire. Infatti, questo è accaduto. È accaduto e fino a che punto siamo arrivati? Siamo arrivati fino al punto di 5.780. Precisamente nella giornata di ieri, quindi martedì 20 giugno. Anche il forecaster prevedeva questo. Infatti, possiamo vedere che da metà della settimana 25 il forecaster prevedeva un ribasso dei prezzi. Spostandoci sul grafico reale, possiamo vedere che questo è accaduto proprio nella giornata di ieri. Ovviamente poi bisogna cercare di gestire meglio la posizione. Infatti, quando il prezzo arriva su un supporto dinamico, quindi bisogna studiare approfonditamente l'analisi tecnica, si può spostare lo stop in pareggio o gestirla in diversa maniera. Ovviamente però non possiamo, soffermarci sull'history a un anno, ma dobbiamo analizzarle tutte, quindi continuiamo e spostiamoci su un history a 5 anni. Anche qui, ingrandisco l'immagine, possiamo vedere che sempre dal medesimo giorno, quindi intorno a metà della settimana 25, il forecaster prevedeva un ribasso dei prezzi, come è accaduto in realtà. Spostiamoci però anche sul 7 anni. Anche qui vediamo sempre la stessa cosa, ribasso dei prezzi per tutta, la settimana 25. Molto bene, spostiamoci su un 10 anni. Anche qui vediamo sempre la stessa cosa. Metà della settimana 25 si scende. Concludiamo con un 15 anni, anche qui andremo a vedere che sempre dallo stesso giorno il forecaster prevedeva un ribasso. Quindi abbiamo diversi riscontri a livello temporale per quanto riguarda quindi la metà di questa settimana. Ovviamente, cosa dobbiamo prendere in considerazione? Anche i movimenti successivi, quali sarebbero infatti? Il forecaster prevede che da inizio della settimana 26, quindi da inizio della settimana prossima, si potrebbe andare incontro a un rialzo. Come possiamo sfruttare questo rialzo? Come detto prima, sfruttando analisi tecnica. Quindi, ovviamente, bisogna spostarsi sul grafico reale. Come possiamo andare a sfruttare questo possibile rialzo che potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana? Ovviamente dovremmo capire se questa trend line, la guardiamo scusate un po' più da distante, dovremmo capire se questa trend line reggerà o meno. Se questa trend line reggerà, al primo rimbalzo valido si potrà mettersi in posizione al rialzo, perché abbiamo visto che in tutte le history è previsto questa possibile continuazione di trend, perché se lo guardiamo su un ampio respiro vediamo che il trend è palesemente rialzista. Però il forecaster ha azzeccato anche questo breve ritracciamento. Restate quindi qui sul sito investire.biz per approfondimenti e per ulteriori analisi su questo indice.
Se siete interessati al nostro software previsionale Forecaster, potete provarlo per la cifra simbolica di 1 euro per ben 5 giorni. Con questo io vi auguro una buona giornata e un buon trading a tutti.